Bitcoin è vicino ad un nuovo crollo, ad una nuova fase di ribasso? E questa è la domanda a cui andiamo a rispondere oggi, ovviamente sempre in maniera probabilistica, andando ad analizzare alcuni scenari, soprattutto quelli relativi all'halving di Bitcoin. Perché non aggiorniamo i grafici sull'halving e relativi anche alle serie storiche in termini di tempo relative all'halving, e questi grafici ci stanno dando un'indicazione molto interessante che può rispondere proprio alla domanda se Bitcoin si sta preparando per un nuovo crollo nei prossimi giorni. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e andiamo a fare un po' il recap della situazione. Intanto nella giornata di ieri è avvenuto diciamo un rimbalzo corposo di Bitcoin che lo ha fatto riavvicinare sopra i 60 mila dollari con un rialzo del 11,9%, seguito anche da alcune altcoin. Questo rialzo al momento non ha però modificato quella che è la struttura di trend del mercato, nonostante in una sola giornata siano state spazzate via 5 giornate di ribasso. Quindi nonostante Bitcoin sia riuscito in pratica con una sola giornata a ritornare indietro sui suoi passi di 5 giorni, questo rialzo non modifica in questo momento la struttura del breve periodo che si è andata ad innescare con il breakout di questo livello inferiore. Nella giornata di lunedì, e quindi dopo il weekend, andremo a fare il punto della situazione con il Bitcoin Monday relativo a tutto quello che è l'analisi ciclica di breve, quelli che sono anche gli aggiornamenti relativi agli ETF, perché ci sono alcune novità anche per quanto riguarda Ethereum sugli ETF. E andremo a vedere anche un po' di analisi tecnica per capire dove la settimana prossima può essere proiettata. Mentre nel video di oggi andiamo a parlare di un altro grafico, andiamo a parlare della questione legata all'halving. Andiamo a ragionare quindi i grafici di medio-lungo periodo per quanto riguarda Bitcoin, che non aggiorniamo da un paio di mesi circa, per andare a comprendere se effettivamente in questa fase attuale il mercato delle criptovalute e Bitcoin stesso si trova in una fase anomala rispetto al passato, oppure in effetti non è cambiato tantissimo. Ma prima di andare avanti, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente lasciatemi i pollicioni chiaramente per questi video. Allora, andiamo subito a vedere il briefing, a fare un briefing generale, un riassunto generale, una sintesi di questo grafico per spiegare un po' cos'è. Bene, allora, questo è un grafico che riguarda intanto un grafico di natura settimanale, qui daily, quindi riguarda comunque il lungo periodo, e qui abbiamo fatto il calcolo di una serie di dati, soprattutto quelli relativi ai precedenti halving. Queste che sono le stanghette, che diciamo così, vedete in questo caso, a parte questa che riguardava gli ETF approvati, indicano i precedenti halving, quindi maggio 2020 e poi quello del 2016. Qui, e poi c'era anche il precedente, che però non l'avevo considerato perché era estremamente, secondo me, troppo piccolo. Bitcoin non aveva molto senso andarlo a considerare. Quello che andiamo a fare è andare ad analizzare i due scenari precedenti relativi all'halving di Bitcoin, per andare a comprendere se effettivamente c'è una difformità con l'attuale situazione rispetto a quello che invece erano i dati passati, e andiamo appunto a fare questo tipo di analisi. Allora, halving del 2020, che è quello che secondo me assomiglia meno all'attuale situazione, perché io ho più l'idea che questa attuale situazione sia molto più simile all'halving del 2016. Andiamo comunque a continuare, ecco appunto, questo ad analizzare comunque anche questo tipo di halving, per andare a vedere delle similitudini. Allora, intanto nell'halving del 2020 la struttura del massimo è stata fatta in maniera anomala, perché c'era la questione della pandemia che ha completamente inficiato la struttura di questo grafico. Purtroppo questo evento, di natura completamente esogena e difficilmente ripetibile, o almeno così si spera nel breve periodo, non lascia ben strutturare quelle che sono delle analisi di natura delle serie storiche, perché abbiamo un evento che qui è comunque esogeno, difficilmente ripetibile, e perciò analizzare il grafico in questo modo
poco senso. Quello che possiamo andare a utilizzare è quello che è avvenuto dopo l'halving, e quindi nel caso del 2020 non andrò a prendere in considerazione i dati precedenti all'halving proprio di qualche giorno prima, qualche mese prima, perché inficiati dall'evento della pandemia. Però un dato lo possiamo andare a calcolare, cioè il dato del tempo che è in corso tra il punto dell'halving di Bitcoin e la rottura del precedente massimo, dei cosiddetti massimi storici. Anche su questo ci sono delle notevoli modifiche nell'attuale situazione di trend di Bitcoin, perché i massimi storici di Bitcoin sono stati fatti prima dell'halving, e questo è avvenuto per la prima volta, indice anche della questione dell'influenza degli ETF, eccetera. Allora, andiamo a verificare un po' la questione temporale. Dall'halving del 2020 al superamento dei massimi storici di Bitcoin, quindi in sostanza ad un evento che può essere indicativo come un nuovo massimo storico che apre alla price discovery del mercato, quindi a una successiva fase di bull run. Anche in questo caso infatti erano avvenute due fasi di bull run, la prima dai minimi della pandemia e poi la seconda dal superamento di questo massimo, quindi due fasi differenti. 164 giorni, questo è il numero che dobbiamo tenere a mente perché ci dà una idea. 164 giorni sono circa 5 mesi di oscillazioni senza un nulla di fatto, cioè in sostanza abbiamo delle oscillazioni che avevano in questo caso anche un trend leggermente rialzista, ma che comunque si erano fermate intorno a determinati pricing, non avevano dato spazio a rialzi consistenti come quelli poi avvenuti dopo. Andiamo invece ad analizzare il ciclo precedente, che è quello dell'halving del 2016, secondo me molto più simile a quello attuale. Ci sono delle configurazioni. Intanto anche qui il massimo era avvenuto, in questo caso un massimo non storico ma relativo, era avvenuto nella fase prima dell'halving, pochi giorni prima, e questo è molto simile a quello che abbiamo visto nell'anno 2024, ma comunque era ben lontano dal superamento dei massimi storici, che infatti avvennero poi solo dopo un sacco di tempo. Quindi avevamo poi una fase, diciamo, temporale che dalla struttura dell'halving superò poi veramente i massimi solo dopo 290 giorni, quindi veramente tanto tanto tempo. Però questi erano i massimi storici di Bitcoin, non i massimi precedenti che erano stati fatti sull'halving, che invece avevano furono superati dopo 184 giorni dai precedenti massimi, oppure dopo 163 di nuovo dall'avvento dell'halving. In pratica c'è già qui una fase che coincide, cioè 164 giorni nell'halving del 2020 per superare i precedenti massimi, che in questo caso avvennero nel giugno del 2019, non i massimi storici di quel periodo, che avvennero appunto dopo. Anche in questo caso cambiamo qui il colore, così facciamo due colori simili. E anche nell'ambito del 2016, nell'halving del 2016, avvenne la stessa cosa, cioè 164 giorni circa per superare i massimi relativi precedenti al momento halving, e poi un tempo differente per superare i massimi storici di Bitcoin, che ricordo in questo caso sono già stati superati, circa 290 giorni in questo caso, mentre per quanto riguarda l'anno 2020 abbiamo 205 giorni, quindi 290 contro 205. Qui vennero accorciati appunto i tempi. Quello che invece risulta essere molto simile è la distanza del superamento dei precedenti massimi relativi all'halving dall'halving in poi, cioè 160 giorni circa, che poi in linea di massima sono circa, ragazzi, 5 mesi e mezzo, 5 mesi e qualcosina, insomma, di mercato aperto. Andiamo a vedere dove siamo in un contesto attuale, e prendiamo a riferimento questa che è il punto dell'arrivo dell'halving di Bitcoin. I precedenti massimi relativi all'halving sono stati anche i massimi storici di Bitcoin, quindi in questo caso c'è già un'anomalia. Bitcoin è salito tanto negli anni precedenti, molto di più di quello che era stato fatto negli anni scorsi. Questo ci porta a una riflessione già attuale molto importante.
L'anno in questione, il 2024, è comunque un anno molto positivo per Bitcoin, nonostante i rialzi che sono avvenuti nel 2023, che sono stati decisamente superiori a quello che storicamente faceva quest'asset finanziario. E questo ci dice già una risposta, ci dà una risposta. Anche se l'anno 2024 dovesse chiudere in una fase più contenuta di rialzo rispetto a quello che magari sono tante attese, ma vedremo che alcune serie storiche appunto non indicano questo, comunque sarebbe un successo per quest'asset finanziario, anche per la fase attuale che stiamo vivendo. Abbiamo visto i mercati classici non essere molto floridi in questo momento e probabilmente andare incontro ad un semestre notevolmente difficile. Allora, questa fase qui in pratica è una fase che andrà analizzata anche in virtù di una serie di dati poi che andremo a prendere nei mesi prossimi. Intanto andiamo a fare un raffronto tra il punto dell'halving del 2024 e il periodo attuale, 109 giorni. Allora, già qui c'è una difformità. Abbiamo visto che nei precedenti due halving, dal punto dell'halving al superamento dei precedenti massimi relativi non storici, passavano almeno 164 giorni. Ciò significa che Bitcoin era riuscito a superare i massimi che aveva fatto nei periodi precedenti all'halving solo dopo circa 5 mesi e mezzo, e che quindi precedentemente era stato in congestione o con trend laterale rialzista o ribassista, cioè sostanzialmente in congestione un po' inclinata, no? O su o giù. Questo era quello che stava facendo. Perciò, se io dovessi andare a calcolarmi i 164 giorni utili al superamento dei precedenti massimi storici, andremmo a delineare quella che è una data importante a questo punto, che possiamo tenere in considerazione, anche se ovviamente vi vado a spronare nell'idea di non ragionare su queste cose come certezze ma come probabilità. Mi raccomando, ragazzi, quando si fanno scenari analisi non stiamo parlando di certezze, i mercati sono imprevedibili, non si può comprendere quello che andranno a fare, si può ragionare su probabilità, e questo è tutt'altro che difficile da fare. Si può fare, ha un grande vantaggio, un grande edge che andate ad avere quando andate ad analizzare i mercati, e quello è il nostro compito, quindi non dimenticatelo. 164 giorni significa che ancora c'è un buono spazio per Bitcoin di cincischiare, perché ci vuole ottobre del 2024. In sostanza, quello che stiamo analizzando in questo punto è una questione. Bitcoin potrebbe continuare questa fase leggermente laterale ribassista prima di prendere una struttura di rialzo e andare a breccare questi massimi. Questa figurazione che io vi ho creato in questo momento è la figurazione più probabile in termini di serie storiche, di ripetitività relative agli halving precedenti. Non è detto che la farà identica, ma nei precedenti due halving ha fatto più o meno questo tipo di atteggiamento, andando a breccare i massimi relativi precedenti all'halving proprio dopo 5 mesi e mezzo circa. E ancora, questi 5 mesi non sono scaduti, quindi questa attuale struttura di Bitcoin non è anomala rispetto al passato, e non lo è in nessun modo la fase discendente, lo era quella precedente che era stata troppo forte e che era andata a fare massimi storici nonostante negli anni precedenti dell'halving non ci fosse mai riuscito. Attenzione, perché poi qui abbiamo anche un superamento dei successivi massimi storici nel 2020, che è avvenuto dopo 200 giorni, mentre quello precedente 2016, i massimi del 2013 furono superati dopo solo 280-290 giorni. Ora, io questo dato di 290 giorni sinceramente non lo prenderei in considerazione, perché non è tanto la fase di attesa che avvenne qui, ma è questo massimo che era estremamente pompato, diciamo così, dovuto alla questione di una bull eccessiva nel 2013, fatta anche di prezzi irrisori, partivamo insomma da prezzi di $70, quindi ci fu una bull
notevole di Bitcoin, perciò secondo me questi massimi furono eccessivi, e quindi il recupero di quei massimi con un tempo così lungo è dovuto probabilmente all'eccesso precedente. La stessa identica cosa accade qui, che probabilmente però è avvenuto in maniera meno consistente dell'anno precedente, e questo anche dovuto alla maggiore capitalizzazione di Bitcoin, che lo porta ad essere meno volatile, e questo è un bene in linea di massima. Almeno fino a quando la volatilità non si ridurrà così tanto da non avere più margini di profittabilità. E anche in questo caso, come vedete, sono stati ridotti in pratica i tempi. Quindi, anche in un contesto del genere, se io volessi andare a dire aumentiamo questo livello rispetto ai 200 giorni di superamento dei massimi storici che erano avvenuti nel 2020, qui avremo novembre 2024. Ma io questo lo ridurrei ulteriormente per via della capacità appunto di Bitcoin di non fare massimi così tanto rilevanti in termini di oscillazione, perché appunto è più contenuto, perché pesa di più, ha maggiore capitalizzazione, e quindi anche in un contesto del genere saremmo comunque in una situazione di pochi giorni di differenza, una ventina di giorni di differenza. Morale della favola: questa fase attuale ribassista non ha modificato, così come vi ho fatto la testa così grande, gli scenari di lungo periodo di Bitcoin e di medio periodo, cioè l'attesa di una nuova gamba di bull run. Non sono stati modificati, e soprattutto nei dati delle serie storiche, questa affermazione è assolutamente corretta. Che possa avvenire una cosa del genere in futuro, che quindi noi per la prima volta nella storia di Bitcoin non andremo a fare nuovi massimi, è assolutamente possibile, ma è poco probabile. Questo è quello che io vi sto cercando di comunicare in questo video, ragazzi. Non significa che dovete andare a prendere posizioni long, non sono consigli finanziari. Per fare quello bisogna essere formati, avere dei piani strutturati per investire, comprendere quello che state facendo e soprattutto comprendere la variabile del rischio, quanto state rischiando. È assolutamente impossibile da fare senza formazione. Vi consiglio vivamente di formarvi, perché il costo della formazione è sensibilmente più basso di quello che vi fa pagare il mercato. In ogni caso, per tornare alla nostra domanda, è probabile che Bitcoin nei prossimi giorni si stia preparando a una nuova fase di crescita che possa andare al di sotto di questo minimo? Allora, io personalmente vi do la mia: se questo scenario è valido, è quello che io e tutti quanti noi, insomma, che a livello mondiale stiamo tenendo in considerazione, la possibilità che Bitcoin vada a rompere i minimi che ha appena fatto in maniera consistente, parlo, non in maniera del touch, quindi del doppio minimo o del minimo leggermente inferiore, ma in maniera consistente e bassa, e questo c'è da dirlo. Io parlo del concetto di poter assistere da questi livelli ad un ribasso molto più importante nei prossimi giorni, che è un ribasso che possa magari andare a spingere ai livelli Bitcoin intorno ai 40.000 dollari, e quindi fare un meno 30, meno 40% da questi livelli attuali, o addirittura dal minimo precedente andare a scendere appunto un altro 20% intorno ai 38-39 mila dollari. Questo scenario lo reputo poco probabile, perché non ci sarebbe poi tempo sufficiente di andare a recuperare questo tipo di massimo in tempi brevi. E quindi, secondo me, se avverrà un evento catastrofico di questo tipo, tra virgolette, sempre catastrofico, un cigno, diciamo, grigio scuro, se avverrà una cosa del genere, probabilmente questo scenario dell'halving di recupero sarà definitivamente bollato, e quindi poi bisognerà comprendere che cosa sta cambiando. Differente il concetto se andiamo a ragionare sul fatto che nei prossimi giorni Bitcoin possa nuovamente andare a scendere, ma nel breve periodo, e quindi andare a ritracciare nuovamente quello che ha fatto nella giornata di ieri, e andare nuovamente a spingersi man mano verso la shadow che ha disegnato, che è questa qui, e quindi andare a cercare una fase di nuovo minimo, doppio minimo, per poi iniziare la sua vera curva e analisi ascendente, questa che dovrebbe avvenire appunto nel mese di agosto barra settembre del 2024. Questo è tutt'altro che improbabile, anzi, probabilmente la cosa più probabile di Bitcoin, ma ne parleremo nel video di lunedì, dove andiamo a fare un po' più il briefing nel breve periodo. Quindi,
due scenari differenti, uno che è quello il cigno grigio, che è poco probabile in base a questa analisi, e l'altro invece lo scenario di breve, di cui parleremo lunedì, che invece ha una probabilità maggiore, ma che poi alla fine non impatterebbe in maniera consistente con gli scenari di medio-lungo periodo, che forse sono quelli più interessanti per tutti quanti noi. Bene, per oggi è tutto, noi ci rivediamo lunedì, ovviamente non mancate, buon weekend, ciao ragazzi!